abbiamo aperto uno Starbucks nella vita reale. Dico, tu dovrai fare le spremute. Però dico, non devi fare danni. Qua ci sono i cornetti. Sì, che ti piacciono tanto. Poi qua abbiamo il succo d'ace. Oh mamma mia, Diego, venite con me. Mamma mia, mi sto per bruciare. Dove è sparito? Dove è finito? Cercatelo insieme a noi. Diego è sparito, è stato rapito. Chi è che mi sta chiamando? Sole? Ciao Sole. Carà, passa un po' la voce. Un secondo, sto al telefono con una mia amica. Allora, Sole, no, oggi non posso venire a fare shopping. Chiara, abbassa un po' il volume, va bene? Aspetta! Scusa, stavo parlando con mio fratello, come sempre. Chico, abbassa! Basta! Non ho capito la domanda. Ah, venire a fare shopping. Aspetta un attimo. No, aspetta. Idea. Sole, oggi che giorno è? Sabato 10? Abbassa sta voce! Neanche giocare in pace posso. Cosa? Ok, devo chiedere alla mamma la paghetta. Ciao. Diego, basta. Ok, me ne vado di là, ho capito. Ok. Sì, brava, vai dalla mamma, vai. Ah, che bello. Finalmente un po' di pace. Finalmente il mio sugo per oggi è bello pronto. Sì, gallo. Sapete che cosa facciamo noi di solito al sabato? Quasi sempre, quando i bambini non vanno a scuola, io riesco a dedicarmi a pieno alla cucina. Quindi oggi un fantastico sugo. Oggi è sabato 10? Sì, oggi è sabato 10. Quindi cosa vuol dire? Che non si va a scuola? No. Che cosa? Che mi devi dare la paghetta settimanale di 10 euro. Ecco, proprio la paghetta settimanale di 10 euro. Purtroppo oggi non ho prelevato e sono un pochino a corto di soldini. Posso darteli settimana prossima? Settimana prossima allora mi devi dare 20 euro. Sì, va bene, quindi prossima settimana prometto che te ne darò 20. Tuo fratello sta giocando alla play o sta distruggendo casa? Allora se la cosa da dire. Brava. No, ma oggi non ne va una giusta. Mi ci manca ancora questo. Sto vincendo. Diego, mi serve la televisione. Perché? Perché voglio trovarmi un lavoro. Sì, lo so, sono ancora troppo piccola, però io voglio guadagnare. Comunque, guardiamo sulla televisione, ok? Così prendiamo un po' di spunti. Grazie. Prima di tutto, togliamo sta play. Ok, allora scorriamo un po'. Quindi io tipo voglio diventare una piccola imprenditrice. Allora, sai che cosa significa? Allora, una piccola imprenditrice più o meno è che sai fare le cose da sola, che mamma e papà non ti danno più la paghetta, capito? E praticamente mi voglio mantenere da sola. Sai cosa vuol dire mantenere? No. Quello che ti ho detto finora. Quindi ti cerco lavoro? Esatto, proprio quello. E non potevi dirlo subito? Mi cercavo un lavoro. E vabbè, Diego, io ti ho spiegato. Vabbè, hai capito. No. Ma che lavoro vuoi fare? Zitto. Alziamo un po'. Vuoi iniziare a guadagnare qualche soldino senza il bisogno dei tuoi genitori? Se vuoi diventare un imprenditore o un'imprenditrice, sei nel posto giusto. Chiama il numero di sovraimpressione subito per aprire il tuo Starbucks Coffee personalizzato MGFC e iniziare a guadagnare qualche soldo per fare un sacco di shopping. Ok? Diego, ditemi sto numero verde. Zero? No, aspetta, Diego, calmo, vai. Zero? Quattro? Quattro? Cinque? Sette? Più veloce! Otto? No, aspetta, 9. Ok, 9? 7 e 5. 5. Aspetta, il due finale. Ok, 5 poi? 2. Ok, perfetto. E me chiamo? Si chiama. Bimbi? Dico, ci parlo io. Ok, vai. Sì, salvi. Allora dobbiamo dire. Chiara, dove siamo finiti? Oh mamma mia! Girati. Starbucks Coffee. Oh. In un bar siamo. Allora, come mai non sento rumore? Bimbi! Bimbi, dove siete? Bimbi! Sì, che bontà! Dico! Dico, ci fa licenziare! Allora, che cosa dobbiamo fare? Sì! Ok! Arrivederci! Diego, abbiamo aperto Starbucks nella vita reale! Allora, il
shopping, il tizio mi ha detto che abbiamo 2 ore di tempo. 2 ore? Sì, per imparare tutto. E comunque non ti devi mangiare cornetti. Ma sono buoni. Devi imparare a fare i cappucci con tanta schiuma se vuoi imparare a lavorare. E io dico, so che saremo degli imprenditori perfetti, eccellenti. Comunque... Vabbè, saranno andati giù sotto D'Antonio. Vabbè, intanto io quasi quasi mi vado a godere un po' di relax, anzi di meritato relax, andando sul divano. Quindi abbiamo aperto uno Starbucks nella vita reale. Quindi cosa succediamo? Tu che cosa fai? Le spremute? Io faccio quello. Dico, tu dovrai fare le spremute. Però dico, non devi fare danni. Okay. Non devi volare di qua, ok? Ma questo non è. Mamma mia, per favore, per favore. Allora, prima di tutto iniziamo a guardare. Dico, che cosa ti ridi? Iniziamo a guardare il bar. Ok, okay. Qua ci sono i cornetti. Sì, che mi piacciono tanto. Dico, com'è che si chiamano questi? Muffin. Bravo, esatto, muffin, no muffin. Allora, stavo dicendo, abbiamo i cornetti, i muffin. E questi che cosa sono? I fagottini al cioccolato. E questi qua? Le ciambelle al cioccolato. Ok, sei stato bravissimo, però ora... Che cosa? Wow. Dico, non devi toccare e mangiare. Quindi, questi sono i donuts al cioccolato e alla... fragola. Esatto, con in più la fragolina sopra. Cioè, ti rendi conto? Io mi vorrei mangiare tutto, ma non posso. No. Dico. Diego, tirati. Guardiamo dopo. Poi qua abbiamo il succo d'ace. Mamma mia, mi vorrei bere il succo d'ace, però non posso. Le banane che stanno usando Diego, ma non ci fate caso. Le arance per fare le spremute. E Diego che guarda attentamente. Diego! Spot pubblicitario di Starbucks nella vita reale. Sì, vabbè, mi ci manca ancora Starbucks nella vita reale. La vita reale è questa. I nostri 2 libri e soprattutto un po' di meritato relax. In effetti non so ancora quale leggere. 1, 2, 3, esci proprio te. Ah, il nostro primo libro, che ovviamente voi troverete in tutte le librerie d'Italia oppure su Amazon, qua sotto nel link in descrizione. Vabbè, comunque mi sa che non ci devo fare l'abitudine con tutto questo relax. Vabbè, intanto guardiamo un po', anzi leggiamo un po'. C'erano vecchi mobili e vasi risalenti a un mucchio di secoli prima. A un certo punto Diego si ritrovò davanti a una grande porta sbarrata. Diego, non toccare, ti fai danni. Non toccare. Diego, spegnila! Mamma mia, Diego! Diego, spegnila che esce l'acqua! Alzo! No, Diego, cosa hai fatto? Tolfo! Ho toccato quello! Non toccare niente! Oh, riscaldamento in corso, attende il brigo! Diego! Oh, mamma! No! Oh, bello! Abbiamo imparato! No, Diego, assolutamente non l'abbiamo imparato! No, allora! No, dobbiamo cambiare bicchiere! Ok, questa è acqua bollente, ma la toglieremo dopo. Il caffè. Brucia st'acqua! Il caffè. Proviamo a fare il caffè. Ok. No, cosa facciamo? Caffè. Vado. No. Un espresso. O se no, facciamo... Aspetta. Vediamo. San Diego cappuccino. Oh, ma quindi ci saranno anche degli inglesi e degli americani? Perché Starbucks è americano e inglese. Allora devo questo e tutto in inglese. Però forse l'altro è in italiano? Andiamo a vedere. Andiamo. Allora, questo è tutto italiano. Esatto. Guarda, cappuccino di figlio Diego. Ok, quindi tu dovrai fare il cappuccino di figlio Diego. E io farò l'americano di figlia Sara. Tu avrai il compito più difficile, fare il cappuccino di figlio Diego. Perché se noi facciamo il lavoro molto bene, i clienti riverranno.
Quindi tu avrai il compito più importante di te. Ok, il cappuccino. Esatto. Quindi se guadagniamo i soldi diventiamo ricchi e quindi possiamo fare un sacco di... L'americano? L'americano di figlia Chiara. Oh, quindi anche io avrò un, come dire, un lavoro da fare? Oh no! Comunque Divo, per fare il cappuccino non servono questi bicchieri, guarda. Però Divo, per fare il cappuccino non servono questi piccoli bicchieri, perché questi qua servono per fare il... caffè. Esatto, e serviranno questi bicchieri, cioè tazze, bicchieri, guarda. Quelle. Esatto, questa qua dovrai prendere, prendi. E quindi cosa aspetti? Vai a farlo. Ok, speriamo che non combina un sacco di voi. Però io devo scegliere la tazza ora. Allora, per fare l'americano serve tanta schiuma, quindi dovrà fuoriuscire. Quindi io dovrò fare l'americano di figlia Chiara. Oh mamma mia, sarà un disastro, già lo so. Allora ragazzi, per fare il cappuccino bisogna del latte, guardate, e via. Ghiacciare il latte caldo, aspettare qualche secondo perché ci sta riscaldando. Ancora qualche secondo, via, si parte. Wow. Guardate quanta schiuma ragazzi. Chiara, sta uscendo! Guarda che bravo barista che sono! Guarda quanta schiuma! Però c'è un problema, qua poi è chiuso! Idea, idea, idea! Togliamo questo e useremo questa qua senza il... Oh mamma mia, Diego! Venite con me! Mamma mia! Mi stavo per bruciare! Oh! Guarda che bravo barista che sono! Ok, ora ti tocca solo chiuderlo! Ok! Ah. Ti aiuto io perché se... Ce la fai? Sotto sotto, farlo passare sotto! Ok! E chiudilo! E è fatto! Però io ora... La cannuccia! No, non serve la cannuccia perché c'è il foro apposta! No, non l'hai chiusa bene! Te la chiudo io, va! No, 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 Diego! L'hai fatta? Sì, chiuso bene! Ok, Diego, tieni! Tu ti occuperai solo dei cappuccini! Okay. Visto che sei bravo, vado a mettere sul tavolo! Ok, io ora devo fare l'americano di figlia Chiara! Allora, venite con me! Ok, fatto. Poi ci sono i cornetti, le ciambelle, poi i muffin e poi i fagottini. E poi qua ci sono tutti i dolci. Speriamo domani di ricordarmeli. Sì, perché domani apriremo il bar e faremo un'inaugurazione e non vedo l'ora. Comunque, devo fare l'americano. Praticamente l'americano e il caffè lungo. Però dobbiamo togliere il latte. Ok. L'ho tolto questo qua, lo metto qua, poi lo sistemo dopo. Prendiamo un tovagliolo, puliamo tutto. Ok, e devo fare il caffè. Prendiamo la caraffa americana. Mai aprirla così perché è capace che vi pizzicate le dita. Però ci dovrebbe essere sempre questo rialzo e voi lo tirate verso il basso. Ok. E dobbiamo cliccare. Abbiamo il caffè. Il caffè lungo. Ok, si sta facendo. Guardate quanto fumo. Comunque c'è scritto stop qua, però io non lo clicco perché questa caraffa è molto grande e non c'è bisogno di stoppare. Occhio bambini a non bruciarvi. Fatevi sempre aiutare da un adulto. E ora lo versiamo. Comunque amici, ora farò il mio primo caffè, il mio primo americano da Starbucks. Mi piace un sacco questo lavoro. Oh mamma mia. No, 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 fermiamoci. Alziamo un po' la mano perché così non ci bruciamo. Caffè lungo sia. Ok, prendiamo il tovagliolo. Ovviamente poi dopo la pulirò all'interno. E la mettiamo al suo posto. Ora andremo a personalizzare il nostro caffè lungo americano. Ok, e lì sono le personalizzazioni bevanda. Quindi personalizza la tua bevanda. Ci puoi aggiungere la soia, il cocco, avena. E questo è il prezzo di ogni aggiunta che fai. Poi abbiamo il topping e la panna. Ok, però per ora non aggiungiamo niente. E aspettate un attimo, venite con me. Allora, Dico, cosa stai facendo? Ora io faccio il cliente, perché dopo sta giornata lunga, lunga. Giornata lunga? Domani c'è l'inaugurazione. Comunque, ecco, fammi assaggiare.
io qua ho fatto il caffè e ora proverò a fare la spremuta, che io, amici, non so fare la spremuta. È buono sto panetto. Questa giornata è stata fantastica. Domani non perdetevi il video perché ci sarà l'inaugurazione. Esatto, quindi ci vediamo domani nel prossimo video. Oh mamma mia, ciao. Dico, ho paura, dammi un corretto. Iniziamo la ricerca con voi, con voi, con voi. Iniziamo la ricerca con voi, con voi, con voi. Nel bosco innevato iniziamo a cercare, Diego e Corrocchi ci dobbiamo sbrigare. Troppi segnali, adesso lo so, è stata Madame Misero. Guarda più avanti e dimmi che vedi, insieme a noi c'è pure lo Yeti. Non è cattivo, è super